Buongiorno ragazze, oggi voglio farvi lavorare su qualcosa che sicuramente vi farà piacere perché so che leggete molto, so che guardate anche dei film e tra l'altro in questo momento anche le grandi piattaforme che propongono film, sia quelle in abbonamento sia quelle in modo gratuito, stanno arricchendo moltissimo la loro proposta, per cui di sicuro in questi giorni avrete dedicato del tempo a queste attività. E tra l'altro so che molte di voi appunto amano anche in momenti meno particolari come quello che stiamo vivendo, amano sia la visione di film che la lettura di libri. L'ultimo argomento che abbiamo studiato in antologia era il riassunto e l'avete studiato, avete fatto la scheda. Diciamo che quello che vi chiedo oggi è di fare una particolare forma di riassunto. Il riassunto, riassumere significa raccogliere i tratti essenziali di un testo, analizzando, tenendo conto degli elementi principali di questo stesso testo. Oggi guardiamo alla realizzazione di una scheda riassuntiva di un libro a vostra scelta e subito dopo della scheda riassuntiva di un film. Partiamo dalla prima scheda. Questa è un file che io posterò su WeSchool ed è un file composto da due pagine. Nella prima pagina trovate appunto la scheda del libro. Quello che vi chiederò di fare è scegliere un libro a vostro piacimento. È un film a vostro piacimento, quindi ognuno di voi dovrà mandarmi la scheda sia del libro che del film e utilizzerà per farlo quella che io posterò su WeSchool in formato Word perché mi servirà per poterla poi utilizzare. Le migliori schede verranno utilizzate per lo strillone, per essere pubblicate nello strillone. Quello che vi chiedo di fare non è compilare in maniera veloce le schede che vi propongo, ma cercare di tenere conto degli elementi che dovete sviluppare, che vengono indicati appunto nelle schede, facendo un discorso un po' più corposo che in qualche modo possa riassumere in poche parole, senza scrivere libri chiaramente, riassumere in poche parole, quel libro oppure quel film. Partiamo dalla scheda che riguarda il libro. Sicuramente la prima parte da compilare è quella che riguarda i caratteri propri del libro, diciamo la carta d'identità del libro stesso. Quindi mi dovrete scrivere il titolo, chi è l'autore, qual è la casa editrice, l'anno e il luogo di produzione. Sono tutti dati che trovate, come sapete bene, nel libro stesso, nelle parti del frontespizio, cioè le parti interne del libro stesso. Una piccola biografia dell'autore, non mi interessano cose lunghe, proprio dove è nato, quando è nato e in quale nazione, oppure se è un contemporaneo. Ecco, queste brevissime notazioni su dove è nato l'autore e su quando è nato l'autore. Poi, indicate a quale genere appartiene il libro. Sapete che ci sono diversi generi, sono tutti indicati qui, ma di sicuro potreste amare, ecco, anche qualcuno di questi generi e lo scegliete, vedete a quale genere appartiene il vostro libro e lo indicate sempre qui in maniera schematica. Dopodiché c'è una parte più impegnativa che è quella del riassunto. Per poter riassumere il vostro testo, chiaramente dovete tenere conto di alcuni elementi. E gli elementi sono quelli dell'inizio, dello svolgimento della trama e poi del finale, della conclusione del libro stesso. Tenendo conto di questi tre momenti, sviluppate un riassunto breve ma chiaro, del libro stesso, in modo tale che quando la scheda verrà letta,
il lettore comprenderà perfettamente qual è il contenuto della trama. Poi c'è una parte un po' più personale. Quale parte di questo libro vi è piaciuta? Perché vi è piaciuta? Risponde alle vostre aspettative? La stessa cosa potete fare quando descrivete in questa seconda parte il contenuto del libro in maniera personale. Potete farla, dicevo, per i personaggi, partendo dal personaggio principale, oppure personaggi meno principali, però che vi hanno colpito particolarmente. Quindi queste due domande richiedono un vostro intervento riguardo a cosa vi è piaciuto di questo libro. E poi, per poter sempre realizzare il riassunto, tenete conto del luogo, cioè non potete non parlare del luogo in cui la storia è ambientata, se i luoghi cambiano oppure rimangono sempre gli stessi, se il tempo in cui avviene l'azione rimane sempre lo stesso, qual è, sono tutti, come vi ricorderete, gli elementi della narrazione che dovete analizzare per poter contestualizzare questo libro. Altri elementi importanti che conoscete, il flashback, oppure le anticipazioni, le scelte linguistiche, ecco tutta questa parte che vi sottolineo, a partire cioè da qui fino a qui, personaggi, ambiente, luogo, tempo, il flashback, la cronologia, quindi i registri linguistici, sono tutti gli elementi della narrazione che chiaramente potete descrivere in maniera anche sintetica, o rispondendo singolarmente a queste domande, oppure, come preferirei, facendo un'unica risposta che tenga conto di tutti questi elementi. E poi l'ultimissima parte, qual è il messaggio del libro? Non obbligatoriamente, ci sono dei libri che vengono scritti per narrare semplicemente una storia, ci sono altri libri che hanno l'obiettivo che l'autore si era prefissato di dare una morale, cioè un insegnamento, un senso a quello che si racconta, e quindi in questo senso potete dire la vostra. Alla fine della lettura di questo libro, cosa vi è rimasto? Ritenete che siete cresciute, che è un libro che ha contribuito ad arricchire la vostra cultura, o se è un libro che invece non vi è piaciuto perché le aspettative erano altre? Insomma, decidete un po' voi, in base al libro che avete scelto. Questa è la prima scheda che dovete sinteticamente compilare, e che diventerà la carta d'identità del libro che voi proponete. Andando invece alla recensione del film, guardate un film a vostra scelta, del quale dovrete indicare chiaramente il titolo, il regista, gli attori principali. Sono tutti questi elementi che trovate facendo un'analisi su internet, una ricerca su internet, mettendo il titolo, oppure addirittura il sito stesso, la piattaforma che vi propone il film, già tutti questi elementi ce li ha. Quindi sono anche in questo caso i primi dati importanti per poter avere una carta d'identità del film. Dopodiché passiamo alla parte più riassuntiva e di analisi, l'analisi dei contenuti del film, quali sono i personaggi principali, gli ambienti, il tempo in cui la storia si colloca, in qualche maniera raccontare, riassumere anche il film alla stessa maniera del libro. Il film ha una sua trama, e quindi fate la stessa cosa per quanto riguarda il film che state vedendo, evidenziando anche se ci sono delle scene più significative rispetto ad altre, come normalmente succede. E potete anche descrivere i personaggi di questo film, se sono dei personaggi che sono stati ben interpretati dagli attori, che tipo di interpretazione gli attori stessi hanno dato di questi personaggi, se sono riusciti ad entrare nel ruolo, e poi anche qui
qui che mentre guardate il film tenete conto della colonna sonora, quindi della musica di sottofondo che spesso in tutte le scene di un film sottolinea, anima quella scena stessa. Beh, queste sono indicazioni un po' più tecniche, se ci sono degli effetti speciali, magari è un film di fantascienza, se questi sono elementi che riguardano una conoscenza un po' più approfondita. E se volete, quando guardate il film, tenetene conto. E poi c'è tutta la parte relativa alla vostra valutazione personale, e cioè che cosa questo film vi suggerisce, che tipo di valutazione ne date, se i temi che sta trattando sono dei temi che potrebbero essere sviluppati attraverso la visione di questo film, se è un tema interessante, se è stato trattato bene oppure se secondo voi non è stato trattato bene, e quindi date anche un vostro giudizio complessivo sul film stesso. Insomma, recensione di un film, recensione di un libro, vi chiedo di compilare entrambe le schede, quindi ognuno di voi sceglierà un film e un libro, un solo film, un solo libro, e di quelli farà la recensione che verrà poi utilizzata per poter suggerire, fare dei consigli, dare dei consigli di lettura o di visione di film appunto a chi vi leggerà. Grazie e buon lavoro.